qualità, quello della formazione di Francesco Oddo, il lancio di Bocchetti. Luigi fa da sponda, forse un fallo, ma si prosegue sul pallone. Floro Flores non lo raggiunge, ma guadagna la rimessa laterale. Pasino, intervento molto deciso, resta poi a terra. Lo scontro, vediamo il contrasto. Pasino è stato chiuso, nel contrasto c'è un brutto colpo per Di Meglio, che sembra però in grado di risollevarsi. Vedremo se il Napoli riuscirà a capitalizzare questa azione. A Metrano, il quadrato, Di Meglio deve accomodarsi fuori dal campo. Dunque Messina con un uomo in meno, almeno per qualche istante, è tornato sullo, addirittura al centro della difesa. Pasino per Bocchetti, prova a mettere al centro, c'è una deviazione, il pallone finisce fuori, ancora rimessa in gioco. Di Meglio recupera la sua posizione. Pasino cerca la finta, ma subito via Pasino, grande abilità tecnica. C'è l'entrata poi di Coppola, giudicata fallosa. Subito applausi per Pasino, che vuole iniziare nel migliore dei modi. Vedete il suo gioco di gambe, contrasto falloso, secondo Paparesta. Calcio di punizione per il Napoli, subito in attacco adesso. E anche Baldini a dar manforte ai suoi, proprio Pasino sul pallone. Non c'è barriera, solo Metrano a frapporsi sulla traiettoria. Va Pasino con il sinistro, palla molto lunga sul secondo palo. Gutierrez la difende dall'attacco di Martinez. Il Messina può ripartire dunque con la rimessa dal fondo. Dicevamo del Napoli, che in casa non ha mai vinto, 5 pareggi, l'ultimo il giorno della Befana con l'Ancona, 1-1. E 3 sconfitte, l'ultima risale al 2 di novembre in casa con il Siena. Ricordiamo che il Napoli ha pareggiato le ultime 4 partite. Cerca un'accelerata dunque in classifica. Messina invece, che fuori casa ha vinto 2 volte, 2 pareggi e 5 sconfitte, l'ultima sul campo della Triestina alla vigilia di Natale. Palla in avanti intanto da parte di Portanova, poi Lannuzzi va a terra ma non c'è fallo. Si gioca dunque un pallone fra i piedi, può ripartire, cerca il lancio verso Stellone in Napoli. Scivola Stellone sul terreno di gioco, dunque sfuma questa opportunità. Pallone fra i piedi di Emanuele Manitta, 26enne portiere, la quinta stagione con la maglia del Messina. Eccolo qui uno dei nuovi, De Angelo, subito concentrato in difesa su Amauri. Può staccare Troise, è alla meglio. Poi Marcolin ripropone in avanti, c'è Bellucci che spazza via sui piedi di Baldini, che allarga verso Martinez. Mette a terra il pallone, poi Pasino, subito accelera Pasino. Due uomini sulla stessa fascia, Pasino lascia Stellone, la palla è buona, il sinistro, la risposta di Manitta con i pugni, ancora Martinez però, mette al centro e guadagna la rimessa, grande taglio di Pasino, va adesso ad appoggiare ancora Martinez, cerca il pallone lungo Martinez, intervento di Di Meglio, poi a Metrano, è pressato da Bocchetti, gli porta via il pallone, mette al centro Bocchetti, Stellone, il controllo! Cerca spazio Stellone, si chiude la difesa con Bellucci, riparte sullo, ma c'è Troise, però sbaglia l'appoggio. Gutierrez, andare in azione di rimessa, il Messina, la chiusura di Marcolin, grande abilità nella posizione, poi questo lancio lungo, Floro Flores è in fuori gioco, rincorre il pallone, ma l'arbitro ha visto tutto e ha lasciato proseguire. Qui rivediamo la prima parata del match, con i pugni, tiro centrale ma potente di Stellone, su grande imbeccata di Pasino. Attenzione ancora, c'è spazio per Silvestri e arriva anche in questo caso la segnalazione di fuorigioco per Amauri. Poi il ritardo, sbandieramento, ma il collaboratore di Paparesta è stato sicuro nella decisione. Dunque, primo tiro in porta di Roberto Stellone, va ancora a cercare il pallone, lo trova con lo stacco, c'è l'anticipo da parte di Portanova, poi il tocco all'indietro di Coppola. Ancora Manitta che è pressato da Dionigi, ma allunga nella metà campo del Napoli. Troisie un po' incerto nel controllo, può controllare invece Floro Flores, viene chiuso da Portanova. Poi c'è Troisie su Amauri, gioco di gambe il brasiliano, cerca Coppola, gli ritorna il pallone. Ancora Amauri che va a cercare qualche finezza di troppo. Troisie chiude senza difficoltà, appoggio per Bocchetti da parte di D'Angelo. Dionigi lascia sfilare Floro Flores, cerca di andare via.
c'è un tocco di messa in gioco, Napoli che raccoglie applausi in questa fase iniziale. Bocchetti per Flor Flores, sono loro i due giocatori che Scoglio ha definito incedibili, testimonianza proprio della fiducia che ripone questi due elementi del vivaio. Palla lunga ancora di Troise, ma troppo, non può gestirla Stellone, si scusa Troise con il compagno, sfuma questa chance in quadratura per il 24enne, altro elemento proveniente dalle giovanili che quest'anno sta trovando, nonostante la stagione del Napoli difficile, certo rilancio. Iannuzzi molto arretrato quest'oggi, è fortunato nel rimpallo, ora porta sfera avanti, la lascia a Coppola, si può vedere Silvestri, Coppola intanto un po' il passaggio, adesso arriva subito due uomini su Silvestri, Coppola ancora per Sullo, cerca far sfidare il pallone Sullo, il controllo di Pasino, la girata di Troise molto bella, cercare lo spunto di Dionigi, buono spazio per Dionigi che si accentra, cerca la botta con il destro, spedisce il pallone fuori. Ancora applausi, Davide Dionigi è il miglior bomber della squadra partenopea, 6 gol, stagione nell'ultimo proprio, quello firmato a Terni. Napoli subito in vantaggio, Terni poi tornerà in inferiorità numerica per l'espulsione dell'ex scarlato, ma Napoli un po' contratto, impaurito, si è fatto raggiungere sul pari da Paci, non è riuscito a sfruttare l'uomo in più per molti minuti. Attenzione a Mauri, la palla è buona, va a calciare però troppo sotto, una bella invenzione di Sullo, l'ex Mauri che è arrivato lungo sul pallone. Napoli distratto nella circostanza in difesa, grosso pericolo dunque corso anche dai partenopei, partita molto viva, 10 minuti già perse chance. Ora D'Angelo per Bocchetti, va da solo Bocchetti, è inseguito da Metrano che lo chiude, il fallo laterale, si resta in zona d'attacco per il Napoli. Pasino trova un pallonetto, esce Manitta, fa suo il pallone, può preoccuparsi del rilancio. Inquadratura per Rubens Pasino, è iniziato benissimo veramente, come ho detto, è arrivato dal Modena, ha giocato anche il Crotone, alla Regina, all'Ascoli, è un momento di grande tecnica, fisico molto minuto. Rimessa in gioco affidata al Napoli, è sempre Bocchetti che se ne incarica. Napoli dunque che alterna modulo a 3, se vogliamo quella a 5 nella stessa partita, diverse fasi. Diaz e Bocchetti partono molto arretrati, intervento parte di Portanova, poi a Metrano prova ad allungare, ancora il pallone a Mauri, ma Baldini può controllarlo. Ricordiamo che nel Napoli, oltre allo squalificato Savino, dei titolari non ci sono neanche Vidigal e Bonomi, che sono infortunati, la via del recupero a dire il vero. Manca anche Saber, il marocchino messo un po' ai margini però quest'anno, non solo da Scoglio. Attenzione allo spunto di Floro Flores, il controllo, c'è Portanova su di lui, è bravo, 24enne difensore ex Cosenza, a spedire in fallo laterale. Messa in gioco affidata ancora a Bocchetti, molto sollecitato in questa fase iniziale. Ecco Floro Flores, prova a girare, il rimpallo favorisce Coppola, lascia Sullo, sempre alla mente del gioco del Messina. Salgono in 4, c'è Silvestri sulla sinistra, intervento di Martinez in chiusura. Sulla destra era andato invece a Metrano. Bravo il colombiano a chiudere. Ancora Iannuzzi, che agisce da vero e proprio regista. Scambia con Gutierrez, fa proseguire per Silvestri, la chiusura quella di Martinez, in fallo laterale. Messa in gioco effettuata, c'è spazio ancora per Iannuzzi, cerca l'appoggio centrale, Gutierrez non controlla questa volta, Pasino riavvia l'azione del Napoli. Bocchetti, c'è grande spazio questa volta per lui, trova Floro Flores, Dionigi si è spostato centralmente, Pasino fa girare per Stellone, un po' lungo il pallone, non ci arriva il bomber. Bella azione del Napoli, rivediamo la grande intuizione di Pasino per Stellone, però era in leggero ritardo, non poteva raggiungere la sfera. Gutierrez intanto scambia con Silvestri, può andare al rinvio il laterale sinistro, intervento di D'Angelo in anticipo,
poi combatte Dionigi con Portanova, arriva Floro Flores, Dionigi ancora, fischia Paparesta che però ha visto un fallo, una gamba tesa in attacco, la squadra parte europea. Dunque Messina che guadagna il calcio di punizione. Eccolo qui il contrasto fra Dionigi e Portanova, poi l'intervento successivo e il calcio di punizione. Manitta, solo in corsa, la battuta, intervento di Baldini, la Metrano può controllare, cerca il numero a Metrano, anche lui ex partenopeo, anche se la sua non è stata un'esperienza felicissima con la maglia del Napoli. Iannuzzi, ottima girata di Silvestri che gode di una certa libertà, qualità offensive spiccate Silvestri, mette al centro Amauri, attenzione il suo controllo, c'è D'Angelo in aria, c'è il fallo di Amauri. Rivediamo l'azione, il controllo di Amauri che poi è stato un po' lento in fase successiva e alla fine strattonato D'Angelo. Bocchetti per Marcolin, cercare Dionigi ma il pallone è lungo, Dionigi veniva incontro, non si è fatto trovare. Manitta cerca Bellucci, poi Iannuzzi, di meglio ancora Iannuzzi, arretrato. Messina paga un'assenza pesante, quella di Campolo che aveva giocato tutte le partite, era l'unico giocatore della rosa di Otto squalificato, molto importante. Ora cerca ancora di girare il pallone a Mauri in avanti, non c'è nessuno, Mancini ha già liberato, il pallone è buono, non c'è fallo, si era fermato Dionigi. Dunque Metrano può sventagliare in avanti, Martinez corre il pallone, fa sfilare fuori. Siamo arrivati al quarto d'ora, 0-0, era comunque molto tesa, abbiamo detto della Napoli che non vince in casa praticamente dal maggio scorso, vince il match della gestione di Canio 19 maggio contro la Pistoiese per 3-1, e non vince il campionato dal 5 novembre, inizia a Catania 2-0. Messina invece che fuori casa vinto già a Cagliari e a Venezia, ottenendo due pareggi importanti col Genoa, col Cosenza. Attenzione ancora allo spunto di Sullo che prova la botta, è centrale, Mancini para, un po' di distrazione la difesa del Napoli, Sullo ha trovato spazio ed è andato a battere, facile per Mancini la parata verso Floro Flores, libera però Portanova, Coppola, Metrano chiuso da Bocchetti con un fallo, una gamba tesa di Bocchetti che si scusa. Rivediamo prontamente, Gabriele Falvo ci fa vedere dalla regia l'intervento di Bocchetti, naturalmente si perde qualche secondo di troppo, una cosa indispettisce il pubblico. Arriva Iannuzzi a incaricarsi della battuta, lascia l'incarico ancora a Di Meglio, vedete scorre il tempo. Silvestri pescato sulla sinistra, visibilità non perfetta per alcuni fumogeni. Gutierrez, Iannuzzi prova a servire a Mauri, cerca l'1-2, c'è Marcolin in agguato, tocco per Bocchetti, pallone per Marcolin verso Pasino, prova Pasino, guadagna la rimessa laterale per l'intervento di Coppola, palla per Floro Flores, lascia Pasino centralmente, Pasino viene chiuso però, l'intervento di Di Meglio. Bocchetti ripropone per Marcolin, sempre Bocchetti, lo mette a terra ma è pressato da Metrano, è costretto dunque alla rimessa laterale. Marcolin, Pasino, ottimo pallone per Bocchetti, spazio per il cross, ritarda un po' Bocchetti, poi lo mette al centro, Stellone, il Napoli in vantaggio, ha segnato Stellone, 1-0, la grande gioia del pubblico del San Paolo, dopo 16 minuti, anzi 17, Roberto Stellone è andato in anticipo e ha trovato il gol, grande cross da parte di Bocchetti e Stellone non ha fallito il suo sesto centro stagionale, l'esultanza del pubblico, rivediamo perché
Pochetti è stato bravissimo, gran cross, Stellone in anticipo, netto su Bellucci, ha trovato il colpo di testa vincente che porta il Napoli in vantaggio, vantaggio importantissimo a soddisfazione del capitano Roberto Stellone della panchina partenopea. Napoli 1, Messina 0. Stellone e Messina che prova a replicare, ma attenzione, ancora Stellone può andare, cerca il pallone per Martinez, un po' lungo, il colombiano ce la fa, mette al centro, c'è la chiusura da parte di Silvestri, poi riparte Gutierrez inseguito da Martinez, Iannuzzi, l'appoggio per Sullo, cerca il pallone lungo Sullo, ma arriva Mancini e può controllare. Dunque Napoli in vantaggio, bella iniziativa ispirata da Pasino, il cross di Bocchetti, lo stacco di Stellone, una sua specialità, ancora può andare Floro Flores, c'è spazio, mette al centro Floro Flores, non trova forza per calibrare il pallone, Messina che libera a Vetrano, riparte Coppola, cerca Iannuzzi nel corridoio, c'è spazio, un po' scoperto in Napoli, il taglio di Iannuzzi, rimpalla su Sullo, arriva Silvestri ad Armanforte, ancora l'azione dei siciliani, cerca Gutierrez, qualche metro di troppo ancora per il cileno, Marcolini è costretto a recupero in affanno, poi palla persa ancora da Napoli, Iannuzzi sempre molto nel vivo dell'azione, a Vetrano, al centro c'è Amauri, palla lunga, stacca Sullo, c'è Martinez, al limite si inserisce Iannuzzi, pallone resta lì, Marcolin lo spazza via, intervento da parte di Bellucci, poi Coppola scambiato con Gutierrez, Vetrano chiama il pallone, lo riceve, va a girare con potenza, recuperato Pasino, può scattare il contropiede, Pasino rallenta, vede Bocchetti libero, poi Marcolin può girare il pallone, Marcolin con Martinez, pubblico applaude, Napoli rinfrancato dal gol, Benigi per Stellone, forse un po' lungo, chiusura da parte di Bellucci che viene anche a subire il fallo, e qui la regia si ripropone ancora, il bellissimo gol di Stellone, ha staccato in solitudine, ma era un cross veramente bello quello di Bocchetti, Stellone non ha perdonato, è il suo sesto centro, raggiunge Dionigi al primo posto dei bomber del Napoli, gol numero 20 per la squadra partenopea, il settimo casalingo, la nona partita, Napoli un po' povero da questo punto di vista sui tifosi di casa, il fallo ai danni di Stellone, ancora il calcio di punizione con i tifosi del Messina che ora cercano di farsi sentire incitando la squadra, sembra un po' in difficoltà in questa fase, va D'Angelo a battere il calcio di punizione, vicino c'è anche Marcolin, un po' ragionata questa battuta, alla fine Marcolin lascia D'Angelo, ecco Stellone deve difendere il pallone, lo fa bene, la palla è buona, anzi no, si alza la bandierina, c'era Dionigi, aveva tagliato un attimo di ritardo, è arrivata la segnalazione, Dionigi non è molto convinto, quindi vediamo, non è la inquadratura migliore perché c'è un altro giocatore in posizione centrale che sembra tenere in gioco, ma avrebbe rivista da altra angolazione, qualche dubbio sulla segnalazione tardiva del collaboratore di Paparesta, recupera palla intanto Coppola, chiude Bocchetti direttamente in fallo laterale senza pensare un attimo, evitare i rischi, il 23enne laterale sinistro, come detto considerato uno degli inamovibili da scoglio, rimessa in gioco di Portanova lunghissima a saltare Baldini prima di arrivare a Stellone sulla sfera, lui che la palla sul sinistro si fa vedere, potrebbe ricevere libero Pasino, ma Stellone preferisce imbeccare Floro Flores, gran pallone, c'è la chiusura da parte di Meglio, anche delle vesti di rifinitore, dunque Stellone si è messo in evidenza nella circostanza, bel pallone per Floro Flores, ha controllato anche bene, insiste però il Napoli, alla recuperata dal Messina, Gutierrez per Iannuzzi, pressato da Marcolin, può andare via Bellucci, lascia Coppola, poi Sullo, ancora Coppola,
cerca un lancio, andando malissimo il pallone, si rammarica Coppola, come ho detto, ci tiene molto a far bella figura, lui che è di origini napoletane, che se non ha giocato nel Napoli a questi livelli. Pallone per Baldini, lascia a Martinez, un po' arretrato da qualche minuto il suo raggio d'azione. Gutierrez spinge da quella parte, il lancio di Mancini, stellone, sempre lui in anticipo, Portanova cerca il numero danni di Dionigi, va via Portanova, guadagna anche il calcio di punizione, sicuramente un ottimo intervento di Portanova, qui fallo ai suoi danni, ancora lui va a ispirare a Mauri, un po' lento a Mauri, direzione di Martinez e Troise riesce a liberare, l'intervento di Bellucci, Coppola, Vetrano, ancora Sullo, sicuramente l'uomo maggiormente dotato dal punto di vista tecnico, Coppola, la battuta di Meglio, si inserisce Silvestri, il suo controllo, prova ad andare via Silvestri, c'è ancora Martinez che chiude e libera, ripete di Gutierrez però, poi Annunzi, attenzione c'è il buco, Silvestri, il sinistro, Mancini, è sicuro nel distendersi e recuperare il pallone. Vediamo la battuta di Silvestri, abbiamo detto difensore, quest'anno nessun gol, ma è uno che è abituato a far male con il sinistro, giocatore di 31 anni, Pasino, grande numero ai danni di Coppola, poi subito in avanti, libera con qualche apprensione Bellucci sui piedi di Coppola, Gutierrez, Sullo, cerca ancora il cileno, va via Gutierrez, c'è intervento di D'Angelo, fallo però di Martinez, dice Paparesta, calcio di punizione per il Messina che prova a replicare mentre se ne sono andati i primi 25 minuti in questo primo tempo, vede Napoli avanti grazie al sigillo di Stellone. Iannuzzi si incarica della battuta, attende naturalmente del piazzamento dei suoi compagni, si muove molto Sullo, a Mauri invece un po' troppo statico, Sullo proprio per il brasiliano, esce Mancini e recupera, sicuramente pesantissima l'assenza di Zampagna nel Messina, a Mauri tipo di giocatore diverso come movimenti, come potenza, come caratteristiche, Zampagna è il terminale ideale, come è stato fin qui, una stagione particolarmente brillante per lui, come detto uno dei cannonieri del torneo con 11 gol, Sullo, a lui si affidano speranze di Oddo per inventare qualcosa, Coppola, poi il controllo di Annuzzi, lascia ancora Gutierrez, sempre Silvestri a spingere, Gutierrez va, c'è Pasino che si prodiga in chiusura, Iannuzzi per Sullo, cerca 1-2 con Gutierrez, c'è un'entrata brutta ma si prosegue per il vantaggio, libera Floro Flores a Vetrano, fa sfilare, resta a terra Gutierrez, Paparesta ha fatto chiaramente intendere di aver visto ma ha lasciato proseguire l'azione che poteva diventare pericolosa, qui vediamo l'entrata fallosa di Gutierrez, ma come detto poi il pallone è arrivato sui piedi di Amauri, la rimessa in gioco per il Napoli, Bocchetti forse vorranno restituire il pallone, i giocatori partono poi si stanno spiegando, vediamo che infatti Marcolin va a calciare la metà campo messinese per la rimessa in gioco, palla dunque restituita, controllo di Manitta ancora per Di Meglio, addirittura in due accennano il pressing, Floro Flores e Dionigi, il rinvio di Manitta, Bocchetti di prima intenzione pesca Dionigi fuori gioco, giusto lo sbandieramento in questo caso, era in ritardo Dionigi che era andato a pressare addirittura sul rilancio di Manitta, e dunque sfuma questa chance, riparte il Messina che ha perso le sue 5 gare esterne tutte di misura contro Siena, Ascoli, Ancona, Ternana e Triestina, sempre un gol di scarto per la coriacea formazione di Oddo. Iannuzzi fa proseguire ancora Silvestri, sempre in chiusura Martinez che chiude l'ennesimo
tentativo avversario di traversone. Poi Annucci si propone in una zona dove non c'è nessuno se non proprio Mancini, può controllare la traiettoria, inquadratura per Francesco Oddo, tutto concentrato davanti alla sua panchina a cercare ispirazione. Marcolini in avanti, anche in questo caso non c'è nessuno. La partita è sicuramente scesa un po' di intensità, di tono, il ritmo è calato. Napoli che però non ha rischiato nulla dopo il gol, ha pensato molto bene a controllare, stanno sacrificando un po' dappertutto. Attenzione all'uscita di Manitta che recupera palla e rilancia, forse fuori aria addirittura. Pallone per Amauri che può controllare, molto solo Amauri, attende l'arrivo di Coppola. Poi pallone per Sullo, Amauri, Sullo ancora, 1-2, Sullo per Amauri, c'è la segnalazione di fuorigioco per l'attaccante brasiliano di 22 anni, abbiamo detto un gol con il Napoli in Serie A la stagione 2000-2001. Vediamo, c'è il fuorigioco. Sullo ha tardato una frazione di secondo prima di servire il pallone. Funziona dunque tattica del fuorigioco. Napoli che naturalmente con i tanti nuovi arrivi è una sorta di cantiere, ma evidentemente i meccanismi sono abbastanza oleati almeno in questa fase per quello che concerne l'undici di scoglio. Pasino ricevuto da Dionigi, Pasino ancora per Stellone in area di rigore, non controlla, poi c'è un rinvio pomo al destro, alla fine Coppola può andare. Ecco il servizio per Sullo, ancora molta libertà per Sullo, viene però chiuso da Martinez. Sta giocando bene il colombiano, è assente da diverso tempo. Ora Marcolin riparte sbagliando però l'appoggio, Silvestri lascia Iannuzzi, evita Marcolin, l'appoggio è per Sullo. Iannuzzi, c'è spazio per lui, cerca Gutierrez che si è spostato a destra, deve liberare Troisi, lo fa bene Pasino, prova a sventagliare subito per Dionigi, il controllo è complicato, alla fine alla meglio Silvestri per Coppola. Gutierrez cerca di accelerare, Gutierrez, c'è l'intervento ai suoi danni, regolare secondo l'arbitro, Oddo si lamenta e Floro Flores spedisce il pallone in fallo laterale. Vediamo l'entrata di Troise, probabilmente scorretta, Gutierrez si era liberato del pallone, ora Oddo ha poi invertito le cose la fase offensiva, mentre Paparesta va a redarguire la panchina proprio del Messina. Qualcuno che si lamentava evidentemente un po' troppo, l'arbitro è davanti alla panchina, sta invitando un po' alla calma. Eccolo qui prontamente inquadrato da Gabriele Falco, l'arbitro Paparesta, sicuramente il migliore della stagione, la garanzia, ha arbitrato quasi tutti i big match di questo girone d'andata in Serie A e oggi in parentesi la cadetteria in una gara comunque delicatissima. Martinez, che se finora non ha destato problemi particolari, Coppola, Iannuzzi, sempre spazio, Iannuzzi non è pressato molto ma fatica a trovare compagni. Amauri ora si è fatto vedere, servizio per Silvestri, ora un pallo, alla fine Pasino alla meglio e porta via il pallone. Martinez può accelerare, il tocco invece per Stellone, alla morbida per Dionigi, deve controllare Dionigi, prova a girarsi, arriva Stellone di gran carriera, Dionigi invece appoggia per Pasino che non riesce a controllare, però applausi meritati da parte del pubblico, una manovra fluida, una bella iniziativa da parte dei partenopei che non ha fruttato pericoli però alla porta di Emanuele Manitta. Mentre siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora, un po' faticato ma fin qui molto brillante Pasino, come anche gli altri esordienti, Martinez e D'Angelo. Bocchetti va a staccare, poi Floro Flores gira a cercare subito Stellone, ma c'è l'anticipo Silvestri, può andare Sullo per Ametrano che si è accentrato. Coppola cerca spazio, questa volta Marcolin commette fallo, c'è il calcio di punizione per la squadra di Oddo. Abbiamo visto la scorrettezza, i danni di Coppola, dunque distanza notevole ma
ci sono anche diverse qualità balistiche. Marcolini indica chiaramente a Mancini che deve aspettare comunque il fischio di Paparesta. Mancini naturalmente dà indicazioni per la barriera, barriera che è un paio di metri fuori dall'area di rigore, dunque sarà difficile la conclusione, ma ci proverà in particolare Silvestri. C'è Sullo che è pronto a toccare il pallone a Silvestri, vediamo quale sarà la conclusione. La battuta altissima da parte del laterale sinistro, ci ha provato Silvestri, ma onestamente era complicato cercare la porta vista la distanza. E dunque Mancini può andare al rinvio. Quando se ne sono andati 33 minuti, pronto la battuta. Stellone controlla pregevolmente il pallone, poi Pasino, Stellone, Dionigi, bellissima questa azione, ancora Dionigi, prova a girarsi, fa vedere Pasino, Dionigi però prosegue nell'azione personale, Martinez, ecco Pasino, restituisce subito il pallone, Martinez rischia qualcosa con questo tocco, non c'è fallo, c'è però Troise che allunga in avanti, segnalato il fuorigioco a Dionigi, da rivedere anche questo scatto di Dionigi. Già è ripartito il Messina con Porta Nova per servire Iannuzzi, pallone al Messina, c'era fallo ma fa proseguire Paparesta, Porta Nova ancora, evita rischi con l'appoggio all'indietro per Manitta, è il tempo per scegliere il compagno a cui servire il pallone, poi preferisce il lancio lungo verso Sullo. Difficile il controllo, impossibile per Sullo. Palla fuori Martinez, si incarica della rimessa. Ecco Marcolin, arpiona bene l'appoggio per Stellone, molto vivo Stellone sicuramente, dei tre attaccanti del Napoli, non solo per il gol ma per tutto il lavoro svolto. Sta comportando la grande, ora va via ancora, una grande azione in progressione. Martinez, pressato da due avversari, Silvestri e Sullo, vediamo la scelta del colombiano, grande spunto per Pasino, cerca l'1-2 Pasino e poi secondo Paparesta commette fallo ai danni di Ametrano, non è convinto Pasino, Paparesta era vicino all'azione, rivediamo, cercando di andare via, la chiusura di Ametrano e poi la spinta di Pasino, ha visto bene Paparesta. Sullo verso Iannuzzi, sposta il pallone ma c'è l'intervento di D'Angelo, grande lucidità per lui, attenzione però ad Ametrano che recupera palla, a Mauri viene sbilanciato, era evidente da Troise, un po' sgraziato nel suo intervento, il calcio di punizione, rivediamo, con la mano va a strattonare a Mauri, devono esserci anche gli estremi del cartellino, ancora una punizione, ancora però la distanza siderale per pensare ad una conclusione. Mancini comunque si premura di organizzare una piccola barriera, ci sono Martinez e Pasino, presta di far retrare Sullo sul pallone più centrale a Metrano, ma difficile pensare alla conclusione diretta. Sullo, palla in aria, l'intervento di Baldini a liberare la parte opposta, però c'è Bellucci che gira in linea maldestra direttamente a fondo campo, ci ha provato il trentenne difensore centrale ex Treviso, senza però esito. C'è Mancini pronto sul pallone per l'ennesimo rinvio, 9 minuti al riposo, Napoli 1 Messina 0, Stellone a firma su questa partita del Napoli che non ha mai segnato quest'anno in casa due gol nelle partite giocate, 4 volte ha pareggiato 1-1 e due volte ha perso 1-2, oltre allo 0-0 con il Palermo e allo 0-1 subito dal Livorno, un gol di Protti. Martinez gira verso Dionigi, va bene di meglio staccare, poi Marcolin, lui c'è Coppola, non c'è fallo, azione ancora di meglio, sventagliata verso Sullo, deve controllare, lo fa benissimo, inserimento di Iannuzzi, pallone per Amauri, c'è la chiusura di Baldini, ma il Messina è in pressione, Coppola
per Gutierrez, palla lunga, il cileno si inserisce e guadagna il calcio d'angolo sulla chiusura di Bocchetti. Dunque in attacco il Messina, abbiamo rivisto la scivolata di Gutierrez. Giannuzzi è sul punto di battuta, attende l'arrivo di qualche compagno in area di rigore. Giannuzzi, ecco il cross, attenzione, la battuta al volo e la parata di Mancini. Bellucci si è trovato il pallone sul piede destro, eccolo qui, e ha calciato prontamente, era sulla traiettoria Mancini, ma prima conclusione forse all'interno dello specchio della porta. L'intervento di Floro Flores un po' troppo defilato, il ventenne talento del vivaio partenopeo in questa prima frazione. Quindi vediamo ancora la battuta al volo, una facile parata di Mancini, ma Napoli che non era piazzato benissimo nella circostanza. Saltato Baldini dal corner di Giannuzzi. Martinez prova ad andare da solo, l'impallo favorisce Stellone, insiste nella sua azione sempre Martinez, si resta molto su quella fascia. Stellone viene chiuso, c'è Pasino, guadagna il pallone, lo porta via, poi prova a mettere al centro, fuori gioco, così dice ancora il collaboratore. Guerigi assolutamente non è d'accordo sulla segnalazione, la controllata, era pronta la battuta, ma tutto inutile. Uno secondo interno arbitrale, quarta segnalazione di fuorigioco per il Napoli contro una sola del Messina. Solo in avanti per Amauri, molto defilato, adesso è Giannuzzi, no, più avanzato. Amauri cerca di far valere la sua tecnica, poi commette fallo ai danni di D'Angelo, grande esperienza per il 33enne centrale che ha vissuto tutta la favola del Chievo, dalla Serie C alla Serie A fino all'Europa, fino ai grandi risultati di queste ultime due stagioni. E ha lasciato naturalmente un grande rammarico di De Neri, ma una chiusura di carriera nella sua città, una fase così importante per il Napoli, è troppo allettante per D'Angelo. E come detto, sugli stimoli i giocatori ha puntato Scoglio per cercare la rimonta in classifica. Quindi vediamo intanto la gamba tesa di Marcolin, punizione per il Messina, può salire a Metrano, lascia poi il pallone a Sullo, ecco Coppola è fortunato nel primo rimpallo, serve ancora Sullo, va da solo Sullo, cerca l'1-2 con Amauri, ma c'è la chiusura di D'Angelo e poi Martinez, propone ancora per Pasino. Martinez, per vedere Stellone, cerca il numero, alla fine la rimessa in gioco è del Messina, già effettuata. Sullo ancora, porta un po' a spasso il pallone, costretto a farlo, poi difende Giannuzzi a centrocampo, fa girare per Gutierrez sul movimento, cerca l'1-2, lo trova Gutierrez con Sullo, Gutierrez ancora, palle buone, pressato Gutierrez, alla fine cerca Giannuzzi, ma via Bocchetti. Napoli un po' troppo forse arroccato in difesa in questa fase. Sullo ancora, cerca l'appoggio, gli spazi corti per Ametrano, c'è l'intervento palloso di Raffaele Ametrano ai danni di Pasino, calcio di punizione, vediamo, trattenuta di Ametrano. Pasino cerca Dionigi, entrata di Di Meglio, molto dura, cercava il pallone ma prende anche la gamba, si scusa Di Meglio con Dionigi che vedete dolorante, nessun cartellino, ma resta però ha fatto intendere che il giocatore comunque ha cercato il pallone anche se la sua entrata era al di là del regolamento. Sarà Pasino a incaricarsi della battuta con il suo sinistro. Attenzione all'intervento in testa da parte di Bellucci, fa sfilare Stellone in calcio d'angolo. Napoli che si può gettare in attacco alla ricerca del gol della sicurezza, è il primo corner per i partenopei. Arriva con passo molto lento, addirittura l'arbitro Pavaresta va a spingere il pallone dalle parti di Pasino, chiama in causa Bocchetti. Ecco il cross di Bocchetti,
Mauri a liberare, c'è solo Vetrano a raccogliere fuori aria, cerca un numero Vetrano, poi Silvestri per Gutierrez, le finte, prova ad andare via Gutierrez, subisce il fallo di Marco Lin e c'è il cartellino giallo per l'ex giocatore del Piacenza, che è andato a mettere fallo per evitare la pericolosa azione di rimessa del Messina. Dunque Marco Lin sul taccuino di Paparesta, già abbattuta la punizione, Sullo verso Amauri, è Vetrano verso Iannuzzi, ma l'uscita di Mancini fa buona guardia e può controllare. Ed è pronto al lancio a due minuti dalla fine del primo tempo, scatto di Dionigi, c'è Bellucci in chiusura a sfilare fuori il pallone. Dunque ancora Manitta si incaricherà della rimessa, sistemando il pallone nel punto esatto. Ecco il rilancio di Emanuele Manitta, finito la ribalta quest'anno per un brevissimo episodio di Cagliari, quando fu aggredito in campo da un tifoso ultra nel Cagliari, gara che poi fu vinta dal Messina a tavolino per 2-0. Attenzione a Dionigi, arriva Martinez, prova ad andare via il colombiano, mette al centro, però c'è Manitta ancora che può raccogliere. Buona azione ancora del laterale destro, ora in area nessuno disturbava Manitta. Ora Bocchetti, abbiamo rivisto anche l'azione a rallenti, ora seguiamo però in diretta tentativo offensivo ancora del Napoli con Bocchetti per Marco Lin. Pasino finisce a terra, il fallo di Ametrano e il calcio di punizione dunque proposto dalla regia, calcio di punizione per il Napoli battuto da Pasino velocemente, attenzione Floro Flores, la botta, la risposta di Manitta, ancora Floro Flores prova a districarsi dalla di rigore, Bocchetti può mettere al centro, è lungo il pallone, arriva Silvestri ad allontanare la minaccia, Napoli pericoloso, ma ora attenzione al tentativo offensivo di Amauri, lascia Sullo, si ferma poi Sullo, la parte opposta cerca Iannuzzi, va a cercare la finta Iannuzzi su Marco Lin, la chiusura di Bandini, Bellucci poi riparte, vince due rimpalli Bellucci, ancora un altro intervento falloso e per Paparesta c'è il calcio di punizione, fallo di Troise, tirata decisa la sua. Abbiamo vissuto dunque grandi emozioni, un minuto di recupero e intanto il Messina in attacco, Sullo, palla morbida, intervento di Baldini, la Vetrano però ripropone ancora Iannuzzi, la battuta da ottima posizione e qui l'occasione d'oro è sprecata dal Messina. Iannuzzi è andato poco convinto, un po' morbido, c'è il tentativo di Martinez che spinge, palla è buona, Dionigi, ultimi secondi di questo primo tempo, cerca il cross verso Floro Flores, palla lunghissima, difficile il controllo, c'è l'intervento dell'ottimo Portanova che può portare il pallone dalla parte opposta. Iannuzzi ha avuto sul piede la palla del possibile pareggio, Gutierrez, ultimi 15 secondi, poi Ametrano gira verso Silvestri, il tempo sta per scadere, vediamo se c'è tempo però per l'ultimo assalto. Sullo fa girare ancora per Ametrano, palla al centro, D'Angelo di testa a liberare, intervento di Marco Lini, ma arriva il fischio di Paparesta.